balance. Real nigga, I rep those. Why though? Cause I said so. Get deep in that pep though. I got five on it like Benfos. I got more tail than that. Way, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio un attimo parlare con voi della nuova patch, del nuovo aggiornamento che hanno rilasciato quelli di Fortnite. Per la precisione si chiama patch 1.9.1. Introduce effettivamente un po' di cose interessanti nell'esperienza di gioco di Fortnite, sia nella modalità battaglia reale che nella modalità salva il mondo, che è quella ancora a pagamento per chi non avesse, per chi avesse acquistato il gioco a pagamento, quindi non la può usare chi non l'ha acquistato. Beh ragazzi, loro dicono come al solito che hanno fatto dei miglioramenti importanti ai livelli dell'alleggerimento di Fortnite per poter essere usato anche sui dispositivi un po' meno potenti e soprattutto hanno migliorato l'esperienza di gioco. Hanno introdotto ad esempio come primo oggetto molto interessante la granata fumogena nella modalità battaglia reale. Praticamente questa granata fumogena non fa esplodere l'avversario quando gliela si scaglia contro, ma rilascia una nube di fumo molto densa che dovrebbe, io non l'ho ancora provata, però dicono dovrebbe accecare l'avversario perché praticamente dà molto fastidio alla vista. Lo andremo a provare perché si può trovare tranquillamente nei chest o nelle mongolfiere. Sempre nella modalità battaglia reale hanno inserito due nuove classifiche. Ovviamente non c'entra niente ai fini dello shop, cioè è sempre un gioco che non è un pay to win, quindi sono solo delle classifiche globali per dare un qualcosa in più. Praticamente la prima classifica mette in evidenza i 50 giocatori che hanno avuto più vittorie, mentre la seconda i giocatori che hanno avuto più esperienza. Come vedete invece dallo sfondo ragazzi ci sono anche delle armi molto interessanti. Come possiamo guardare c'è un martellone, c'è un'ascia, una spada brillante. Sono delle armi che si chiamano modalità Vindertech o armi Vindertech, disponibili nella modalità salva il mondo. Sono appunto delle nuove armi che dovranno forse essere anche inserite nella modalità battaglia reale. Per quanto riguarda la modalità salva il mondo, abbiamo anche il ritorno delle tempeste mutanti, che è praticamente una nuova modalità come quella che c'era nello speciale di Halloween per intenderci, e ovviamente sempre in modalità survivor, sopravvivenza. Praticamente dice anche che nell'aggiornamento che ci sono tutte delle nuove sistemazioni nella modalità battaglia reale, che è quella che conosciamo molto bene. Per quanto riguarda il gioco ci sono pile di munizioni, quindi quando le andiamo a trovare ad esempio nelle scatole di munizioni, nei chest, che sono aumentate da 10 a 14, mentre nella modalità a squadra da 10 a 18. Poi dice che il lancialazzi originale è tornato al posto del lanciazucche, che era appunto l'arma che usavano nella modalità di Halloween, e poi hanno dovuto modificare il lancialazzi perché tutti il lancialozzi perché tutti volevano che si potesse usare per muovere il personaggio, come avete visto con il lanciazucche, e sembrerebbe che adesso la possibilità di cavalcare i razzi è realtà. Hanno sistemato anche dei bug, ragazzi, poche cose, dove dice i giocatori ad esempio non subiranno più la caduta se saltano da una piattaforma di lancio verso un'altitudine elevata, e questo non è assolutamente male. Hanno risolto anche un problema dove veniva riprodotta un'animazione errata quando si saltava su più piattaforme, piccole cose. Hanno sistemato le animazioni di sparo, hanno anche trovato un problema dove i giocatori subivano dei danni da una caduta quando facevano anche quando cadevano da un'altezza che non avrebbe dovuto dare danni al giocatore. Hanno sistemato anche questo. Nel mondo invece, per quanto riguarda la nostra mappa, hanno sistemato le posizioni dei cespugli in modo che così non sono più ricordabili da chi ha memorizzato appunto le posizioni, e tra l'altro
nelle prestazioni, come abbiamo già anticipato all'apertura del video, i rallentamenti sono stati ancora ridotti perché hanno fatto un precaricamento aggiuntivo, quindi magari un leggero tempo di caricamento in più all'avvio, ma molto meno lag durante il gioco in sé. Si parla anche di Xbox, ragazzi, perché adesso Fortnite viene supportato dalla Xbox One X in 4K, quindi chi di voi la usasse sappia che c'è anche questa nuova modalità. Hanno sistemato tutte le impostazioni grafiche, hanno rimosso delle imperfezioni e sistemato le impostazioni generali. Nella modalità salva al mondo invece, ne abbiamo già parlato, arriverà la modalità tempeste mutanti, e dice che praticamente per ogni 500 biglietti di Halloween che sono stati presi appunto nella modalità appena citata, arriverà un lama Halloween, che sono appunto dei potenziamenti. Combatti poi nella tempesta per ottenere dei nuovi ticket. Ci spiega anche le armi Vindertech, quelle che abbiamo di cui abbiamo parlato prima. Ci sarà il pulse, il fulminatore, il distruttore, il disintegratore, lanciascariche, eversore, schiantatore, recisore, affettatrice e altre cose molto interessanti. Nell'interfaccia utente invece hanno sistemato alcune descrizioni, hanno sistemato anche la navigazione nel controller con il mouse e anche tutta la stabilità generale del gioco. Questo, ragazzi, praticamente ci fa semplicemente capire che il team che sviluppa Fortnite è veramente molto affiatato sul dare una bella chance a questo videogioco per piattaforme, multiplatform, ecco, chiamiamolo così, e tra l'altro anche cross platform, perché vi prendo un secondo per ricordarvi che chi gioca da PC e da PS4 può entrare negli stessi server. E quindi, ragazzi, sono fiducioso che Fortnite potrà diventare veramente veramente un gioco molto interessante nel suo prosieguo. Beh, ragazzi, io spero che questo video tutorial, aggiornamento, non lo so, vi sia piaciuto. Mi raccomando di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live stasera. Ciao!